zori o più comunemente le ciabatte. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere vedere come si sale sui tatami e come si lasciano le ciabatte, vedere la gente entrare tallonando le ciabatte contro il bordo del tatami, di fatto entrando sul tatami di spalle. Mi ha sempre lasciato così molto perplesso. Personalmente avevo trovato una soluzione che era quella di arrivare lasciando le ciabatte in maniera frontale, quindi arrivare frontale al tatami, tirare via il piede dalla ciabatta e salire sul tatami facendolo frontalmente, che però è una soluzione che ovvia il problema di entrare di spalle sul tatami, ma non è tradizionale. Diciamo che il modo giusto di eseguire questo piccolo momento di accesso al tatami dovrebbe essere quello di arrivare frontalmente a bordo del tatami, lasciare le ciabatte con la punta rivolta verso l'interno del tatami, inginocchiarsi, con la mano girare gli zori o le ciabatte, e poi fare un inchino e salire e accedere sul tatami. Non so se esiste una regola, se va fatto così, va fatto tallonando, va fatto entrando di punta, insomma, ognuno faccia poi, penso, quello che gli pare. Personalmente, se devo entrare in casa di qualcuno o sul tatami, preferisco entrare di faccia e facendo un saluto piuttosto che entrare di spalle.